Buonasera. Noi elenchisti diciamo basta alle terapie convenzionali che spesso ingannano il paziente, non portano ai risultati sperati, ma soprattutto sono complici delle grandi industrie farmaceutiche. Bene, noi siamo in grado di offrirvi una vasta gamma di terapie adatte ad ogni tipo di disturbo. Non avete che da rivolgervi al nostro punto vendita Ceppa Store e scegliere la terapia o le terapie che fanno più al caso vostro. Elenco delle terapie di noi elenchisti. Se avete un disturbo del tipo, vi mancano le forze, sentite un crampo allo stomaco, avete la sensazione che qualcosa vi manchi, non dovete preoccuparvi. Spesso e volentieri questo disturbo può essere assimilato a una più ampia gamma di disturbi che noi chiamiamo fame. Per questo noi offriamo la ciboterapia. Cos'è la ciboterapia? Si tratta di inserire all'interno del cavo orale, che è posto proprio esattamente sotto il naso, generalmente è posto sotto il naso, dei materiali commestibili. Quali sono i materiali commestibili? Beh, per questo c'è una lista che noi offriamo appositamente con un elenco dei materiali commestibili che vanno appunto inseriti nel cavo orale, vanno macinati attraverso i denti che si trovano all'interno del cavo orale e poi ingeriti, vuol dire farli passare attraverso la gola ed aspettare che facciano effetto. Generalmente questa è una terapia assolutamente risolutiva per questo tipo di disturbo. Non preoccupatevi degli effetti collaterali perché potreste andare incontro a qualche effetto indesiderato, come fuoriuscite nella parte bassa del corpo di materiale solido, generalmente marrone. Ecco, questo è un effetto assolutamente normale in questo tipo di terapia. Ma passiamo a un altro tipo di disturbo che potreste avere. Secchezza delle fauci, per esempio. Noi per questo disturbo siamo in grado di offrirvi la bibitoterapia. Si tratta di inserire invece all'interno del cavo orale, di qui sopra, delle sostanze liquide, anche queste commestibili. Ad esempio, non sono indicati i derivati del petrolio o simili, insomma. Inserirli dentro il cavo orale, e anche in questo caso aspettare che il liquido scenda giù verso la gola e faccia il suo effetto. Anche questa terapia può avere degli effetti collaterali, con delle fuoriuscite, questa volta naturalmente liquide, nella parte inguinale del corpo. Non dovete preoccuparvi perché questo è assolutamente normale. Adesso passiamo a un'altra terapia per dei disturbi diversi. Potreste a volte, soprattutto in estate, sentire una forte sensazione di caldo, comincerete a vedere delle goccioline che escono dal vostro corpo, dalla vostra pelle, da quei buchini che ci sono dappertutto, non so se ci avete fatto caso, si chiamano pori, quello è il sudore. Se vi trovate per esempio in mezzo alla strada o in una zona, dove non c'è nulla con cui coprirsi, l'ombroterapia è la terapia che fa per voi. Non dovete che spostare il vostro corpo sotto qualcosa che si trovi esattamente tra voi e il sole. L'ombroterapia può essere più economica se volete utilizzare dei ripari, insomma, artificiali come tendoni o cose simili, oppure l'ombroterapia biologica, che naturalmente essendo biologica costa molto di più, in questo caso voi dovete mettervi sotto una pianta o albero, purché sia più alto di voi e purché la chioma sia in grado di coprirvi. Ecco, vedrete che questa terapia porta immediatamente a un effetto piacevole che farà passare immediatamente il disturbo di cui soffrivate. Ma adesso passiamo a disturbi più complessi, per esempio. Siete in cerca di voi stessi, non riuscite a trovare voi stessi. Questa è una
è un disturbo abbastanza frequente in quest'epoca. Ecco, noi offriamo l'indioterapia. Si tratta di prendere un volo, naturalmente noi di Ceppa Store ci occupiamo di tutto, del viaggio, e recarsi in India a cercare se stessi. Noi siamo convenzionati con alcune botteghe artigianali tipiche in India, in varie città dell'India, dove fanno dei meravigliosi se stessi a mano. Per poche rupie voi potete portare via buste intere di se stessi e farne l'uso meglio, l'uso più desiderato. Ecco, ora passiamo invece a un altro tipo di disturbo. Vi sentite tristi, inconsolabili. Ecco, noi a questo proposito proponiamo la ginoterapia. Cos'è la ginoterapia? La ginoterapia non è nient'altro che cercare una persona che si chiama Gino, farci amicizia e farsi poi consolare da lui in modi che lui riterrà opportuni, pacche sulle spalle, consigli, sorrisi, insomma. Ci penserà poi Gino, perché è la ginoterapia. Ora, avete bisogno invece di rinfrescarvi, ma anche essere, come dire, ecosolidali. Ecco, a questo punto io consiglio la doccioterapia. La doccioterapia può sembrare, dice, una semplice doccia, sì, però è importante nella doccioterapia fare uso di sostanze dai nomi assolutamente schifosi, perché in questo caso più i nomi sono schifosi e più funzionano. Per esempio, per quanto riguarda la cute, il cuoio capelluto, i capelli, in genere è consigliato uno shampoo allo sperma di gibbone del Nepal, perché ha delle proprietà curative e vi farà sentire molto meglio. Poi, ecco, per il resto del corpo consigliamo un bagno schiuma alla placenta di un'ungulata adulta. Ecco. Questo vi darà una sensazione di distensione e di freschezza. Ma arriviamo invece a quei disturbi che riguardano invece la sfera sociale ed ecologica. Vi sentite assolutamente in debito, capito, con la madre terra. E allora è il caso di utilizzare la massaioterapia. La massaioterapia è più semplice di quanto possa sembrare. Noi tutti utilizziamo dei materiali inquinanti per detergere le cose che abbiamo in casa. Noi consigliamo invece con la massaioterapia questo tipo di procedimento. Bisogna mettere in una grande pentola 15 kg di limoni interi, una bottiglia di aceto, sabbia a pioggia, sopra così lievito di birra, espettorazioni varie, e le sostanze raccolte dal water opportunamente otturato per una settimana e far bollire tutto e detergere con la crema ottenuta ogni superficie della casa, abiti, stoviglie, e dopodiché chiamare la signora che vi aiuta in casa e farle ripulire tutto quanto col Vim, col CIF, insomma, poi ci penserei, insomma. Ecco, invece un altro tipo di terapia che vi consiglio è la corroterapia. Voi dovete arrivare da qualche parte e state facendo tardi, non avete un mezzo di locomozione, state procedendo a piedi, state camminando. La corroterapia prevede un tipo di esercizio per il quale dovete affrettare il passo e fare come dei piccoli balzi, prima il piede sinistro, poi il piede destro, sempre più veloci, e vi troverete a volte anche staccati da terra per brevi tratti, però questo assicurerà un tragitto più veloce. Questa è la corroterapia. Ma per finire poi, ecco, se avete invece problemi di carattere economico, perché è un periodo di crisi e quindi questo è può succedere, quello che consigliamo assolutamente a chi soffre di questo tipo di disturbo è la terapioterapia, diventare un terapista di una di queste terapie di cui abbiamo appena parlato. Noi facciamo dei corsi qui a Ceppa Store e poi applicare queste terapie ad altri bisognosi e vedrete che sicuramente andrà meglio. Buonasera.